Buonasera a tutti, sono lieto di annunciarvi che all'esito del Consiglio dei Ministri che è appena terminato abbiamo nei tempi previsti, senza alcuna dilazione, approvato il decreto fiscale, il disegno di legge sul bilancio di previsione 2019 e per quanto riguarda anche il triennio 2019-2021. Quindi questa sera manderemo la comunicazione a Bruxelles entro le 24 come era nelle previsioni, senza sforare alcunché. E in più oggi abbiamo lavorato veramente molto, abbiamo approvato un ulteriore decreto legge sulla semplificazione che taglierà in qualche modo la burocrazia e anche volto orientato a tutelare l'occupazione. Stiamo mantenendo tutte le promesse che abbiamo fatto, siamo molto soddisfatti di questa manovra economica. Come avevo detto sin dall'inizio, è frutto di un lavoro meditato, è frutto di tanti incontri, come che sono stati anche in modo molto trasparente resi noti a voi tutti. Abbiamo elaborato un progetto, mi permetto di dire più che una manovra economica, un progetto di politica economica che serve al Paese, serve ai cittadini, e la cosa più bella, siamo riusciti a tenere i conti in ordine mantenendo le promesse che avevamo fatto, quelle che sono state annunciate in campagna elettorale e quelle che sono state messe nero su bianco su un contratto di governo che costituisce e costituirà sempre il fondamento della nostra azione di governo. Lascio al Ministro Tria la parola per illustrare un attimo i provvedimenti adottati e poi anche i vicepresidenti potranno intervenire, visto anche che i vari provvedimenti sono molto articolati e coinvolgono tutte le competenze. La logica della legge di bilancio, della manovra di politica economica, è quella che è stata illustrata nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Questa legge di bilancio riflette esattamente quanto era contenuto in quel documento, sia negli obiettivi, e questo è ovvio perché fa parte della legge, gli obiettivi di deficit, sia nei contenuti. È chiaro che i principali contenuti sono stati l'eliminazione dell'aumento IVA che era previsto nella legislazione vigente, il finanziamento della partenza della legge della reddito di cittadinanza e della correzione della riforma al Fornero per quanto riguarda la possibilità di andare in pensione un po' prima di quanto era stato previsto per superare dei problemi di blocco del turnover e quindi turnover di competenze richiesto dalle imprese, cioè sono provvedimenti fiscali a favore delle imprese, soprattutto delle piccole imprese. Questi sono i grandi temi, ovviamente l'abbiamo ripetuto più volte, posso ripeterlo, ma conferma l'allocazione di bilancio che era prevista nel NADEF a favore, diciamo, allocazioni di bilancio addizionali per quanto riguarda gli investimenti pubblici. Ci sono provvedimenti, anche degli strumenti nuovi per un'attività di progettazione da parte dell'amministrazione pubblica per renderli possibili, esecutivi gli investimenti pubblici, per cui non abbiamo soltanto messo in bilancio più fondi, ma anche abbiamo creato gli strumenti perché questi fondi si traducano in investimenti efficienti e in tempi rapidi. Ci sono ovviamente illustrate tutte le coperture a questi provvedimenti e, ripeto, diciamo, nei tempi prescritti, come ha detto il Presidente, è stata varata questa legge di bilancio che riflette la manovra di politica economica che era stata illustrata
nel senso qualitativo e anche quantitativo, di una nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Grazie al Ministro Tria. Il Vicepresidente Salvini. Rapidissimo, stanco ma estremamente soddisfatto. Cominciamo a mantenere gli impegni presi, gradualmente ma con coraggio, a partire dallo smontare mattone per mattone la legge Fornero, restituendo il diritto alla pensione e quindi al lavoro a circa 400.000 italiani, già dal prossimo 2019, senza penalizzazioni di alcun tipo, a differenza di quello che ho letto su qualche quotidiano. Non c'è l'aumento di una tassa che sia una, anzi ci sono 100 milioni di euro al Ministero per la Famiglia, poi il Ministro Fontana vedrà come valorizzarli, c'è la chiusura di tutto il pregresso per il mondo delle sigarette elettroniche e dello svapo, e qua si salvano alcune migliaia di posti di lavoro, di imprese e di negozi. Dal mio fronte del Ministero dell'Interno c'è, come promesso, un risparmio di spesa corrente vero, efficace, cash in contanti per l'anno prossimo di oltre 500 milioni di euro, dalla voce immigrazione derivante dai minori sbarchi, evidentemente, e dal taglio dei famosi 35 euro al giorno, risparmio che arriverà ad essere di 1,5 miliardi di euro nel triennio, reinvestito in gran parte in sicurezza. Dal punto di vista della chiusura dei contenziosi con Equitalia, siamo all'inizio di un percorso di pacificazione fra gli italiani, l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia, e quindi di più onestamente non so cosa avremmo potuto inserire in una manovra economica che non fa miracoli, non moltiplica pani e pesci, ma renderà migliore la vita ad alcuni milioni di italiani, e la nostra certezza è aprirà opportunità di lavoro ad alcune centinaia di migliaia di giovani che invece di scappare all'estero rimarranno in Italia per i prossimi anni. Quindi sono ben contento che dopo 137 giorni di governo, perché io la sto vivendo così, non so voi, ogni giorno che il buon Dio manda in terra io ringrazio per l'onore e l'onere che ce ne deriva, però diciamo che dopo 137 giorni di questo governo c'è da essere soddisfatti di quello che abbiamo mantenuto negli impegni presi con gli italiani. Vicepresidente Di Maio, prego. Ci tenevo a dire che questa per me, per noi, per il Movimento 5 Stelle, per tutto il governo, credo non sia solo una manovra qualsiasi, non è una legge di bilancio qualsiasi, è quella che abbiamo definito una manovra del popolo, ma soprattutto un nuovo contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. È la grande occasione di smetterla di tagliare diritti ai cittadini per finanziare privilegi, ma in questa legge di bilancio usiamo i privilegi di quelli di prima per finanziare i diritti dei cittadini. Come avrete letto, entrano nella legge di bilancio il taglio delle pensioni d'oro, ma non soltanto. Ci sono tagli agli sprechi, ci sono finalmente un po' di tassazione sul gioco d'azzardo in più, abbiamo inserito un'ulteriore tassazione sul gioco d'azzardo perché crediamo che il gioco d'azzardo sia una piaga sociale da combattere, e allo stesso tempo in questa legge di bilancio si confermano la quota 100 che supera la legge Fornero, che ci permetterà di liberare centinaia di migliaia di posti di lavoro. Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, che partiranno nei primi tre mesi del 2019 e che sono la misura che ci permetterà di formare i giovani e i meno giovani per farli assumere nei posti di lavoro che quota 100 libererà. Ci sarà opzione donna per le donne e il programma per permettere alle donne di andare in pensione, seguendo quindi quelle che erano le richieste del comitato opzione donna. E poi ci tengo anche a dire che abbiamo mantenuto altre promesse, per esempio con le centinaia di migliaia di lavoratori che rischiavano di perdere tutto a causa del Jobs Act, gli ammortizzatori sociali in deroga, la cassa integrazione straordinaria verrà rinnovata per un altro anno e sarà nel decreto semplificazioni e agevolazioni di cui vi parlava il Presidente del Consiglio.
ci saranno una serie di sburocratizzazioni pesanti per le imprese. Centinaia di adempimenti saranno eliminati. Da quello che è il registro del burro e dello zucchero, che ancora alcune imprese in Italia devono compilare, ed è una cosa da dopoguerra, fino alla semplificazione per anche il deposito dei contratti collettivi, che d'ora in poi si dovranno inviare solo al Ministero del Lavoro, poi noi li invieremo a tutti gli altri enti, senza dover gravare sulla vita delle imprese. Centinaia di adempimenti saranno tagliati grazie al decreto che abbiamo licenziato in Consiglio dei Ministri oggi, e poi interverremo anche su un'altra serie importante di questioni, come quella che era una norma vergognosa per cui avevano cambiato l'incompatibilità tra i presidenti di regione e i commissari della sanità per permettere a De Luca di fare il commissario della sanità in Campania. Si torna alla norma generale che rende incompatibile un presidente di regione che mette le mani sulla sanità facendo il commissario direttamente. Io credo che questa norma, che questa legge di bilancio dimostri che le cose si possono veramente fare. E in questi giorni in cui si sta creando tanta paura intorno alla legge di bilancio, alla manovra, al decreto fiscale e a tutto quello che abbiamo fatto, io dico ai cittadini che non bisogna aver paura, perché l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa. Andiamo avanti tutti quanti insieme, perché terremo i conti in regola ma manterremo le promesse. E questa è la prima promessa che avevamo fatto ai cittadini, realizzare il programma elettorale. Ci stiamo riuscendo e ci riusciamo in poco più di 100 giorni di governo. Grazie. La 7, Piazza Pulita, Salvatore Gulisano. Volevo fare una domanda, il ministro Salvini ha accennato alla pacificazione dei cittadini con il fisco, però non ci avete dato i dettagli, quindi non so adesso se il ministro Tria o qualcuno di voi ci può chiarire, dato che se ne è parlato molto negli ultimi giorni delle divisioni anche tra Lega e Movimento 5 Stelle su quella che sarebbe stata la direzione di quella che anche nel contratto di governo era scritta come pacificazione con finalità non condonistica. Ecco, vorrei sapere se è confermato, come si diceva nelle indiscrezioni, che ci sarà il saldo e stralcio tombale per chi ha, diciamo, dei crediti fino a 1000 euro con il fisco, se ci sarà diciamo, per anche i redditi non dichiarati evasi fino al 30%, fino a una somma di 100.000 euro, e perché con tutte queste cose, se ci fossero all'interno della manovra, non dovremmo chiamarlo condono ma pace fiscale. Allora, le rispondo subito, poi semmai anche i ministri possono intervenire. Abbiamo previsto per un fisco amico, per una prospettiva quindi di semplificazione fiscale e di riforma, che è una parte integrante del nostro programma di governo, abbiamo previsto delle misure di definizione agevolata per quanto riguarda tutte le controversie e i rapporti con il fisco, tra contribuenti e fisco. Rispondo alla sua domanda. Sì, c'è anche un, vogliamo chiamarlo volgarmente, uno stralcio per quanto riguarda controversie fino a 1000 euro, però in un periodo molto determinato, e cioè dal 2000 al 2010. Addirittura ce l'ha chiesto il Ministero e gli organi competenti, perché loro ci hanno detto che quantomeno fino a 1000 euro in periodi così datati hanno maggiori costi nel tenere nel sistema informatico, nel gestire informaticamente queste posizioni, da cui non ricavano alcunché. Quindi qui si tratta di una semplice ripulitura del sistema che non garantiva addirittura nessun gettito. Per quanto riguarda, ci sono tante altre definizioni agevolate, ce ne sono alcune, normalmente ad esempio veniamo incontro attraverso varie modalità di definizione agevolata a tutti i contribuenti che potranno rateizzare quelli che sono i debiti con il fisco nell'arco mediamente di 5 anni, ce ne sono varie di modalità agevolate, ma generalmente la rateizzazione è sino a 5 anni, evitando di pagare sanzioni e interessi, ma pagando l'intero, diciamo, conto capitale del debito.
E c'è anche, lei ha accennato a una misura che è una dichiarazione integrativa tecnicamente, e le confermo che è previsto che si possa, di fronte, attenzione, non a persone che non hanno fatto dichiarazioni ma che hanno dichiarato, ma una sorta di ravvedimento operoso, ritengono di dover e voler integrare la dichiarazione già fatta, potranno farlo sino a dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, pagando il 30% in più per un periodo d'imposta non oltre, scusate, il 30% in più di quanto dichiarato, e potranno ovviamente farlo entro un ulteriore limite, un cap che abbiamo inserito di 100.000 euro per periodo d'imposta. Il tutto, quindi la pacificazione qui, sarà ammessa pagando il 20% di quella che è la somma integrata, diciamo, che si va in aggiunta a dichiarare. Vorrei far presente che il 20%, che sembra tanto perché è il 20 su 100, in realtà dovete fare la differenza, il 20 rispetto all'aliquota che doveva dichiarare, per cui se uno avesse l'aliquota massima del 43% pagherebbe il 20 anziché il 43. Ma guardi, lei lo chiami come vuole, noi la chiamiamo definizione agevolata, pacificazione, cioè. Poi siccome il lessico è nelle sue facoltà, le scelte lessicali, per carità, domani scriva come vuole. Buonasera, Angelo Amante, agenzia Reuters. Volevo chiedere conferma se la manovra contiene misure per 37 miliardi di euro complessivi e se per accedere a quota 100 mantenete il requisito di 38 anni di contributi minimi. Grazie. È l'inizio di un percorso che vale circa 7 miliardi per l'anno prossimo e a crescere per gli anni successivi. Ovviamente l'obiettivo finale è azzerare tout court la legge Fornero, quindi reinserendo il criterio di quota 41 soprattutto per i lavoratori precoci. Quest'anno diciamo che diamo una prima bella sostanziosa iniezione di ossigeno, perché con questi circa lira più, lira meno, 7 miliardi, riconquisteranno il diritto anticipato e senza penalizzazioni alla pensione circa 400.000 italiani. Che poi tutti scelgano di andare in pensione dipenderà da loro, alcuni o molti, non lo so, potranno scegliere di continuare a lavorare. 62,38 è la sommatoria prevista per quest'anno, l'obiettivo finale è di arrivare a una quota 41 pura, però, ripeto, non moltiplicando pani e pesci. Per intanto diciamo che diamo soddisfazione a circa 500.000 di italiani, che non è roba da poco. Diana Gagliardi, Sky TG24. Reddito di cittadinanza. Ho capito bene, lei ha detto nei primi tre mesi reddito e pensione di cittadinanza, ma qualche dettaglio in più? Per quanto riguarda i dettagli, sicuramente nei prossimi giorni conoscerete sia tutte le tabelle e sia tutti i meccanismi di erogazione. Quello che vi posso dire è che è una misura omogenea su tutto il territorio. È simpatico il gioco che si fa con il reddito di cittadinanza, perché prima si diceva che andava tutto al sud e quindi ci accusavano di abbandonare il nord. Ieri dai dati che abbiamo calcolato all'ultima cifra, il reddito andrà per il 47% alle famiglie del centro-nord, la restante parte al sud, e quindi ci hanno detto che abbiamo abbandonato il sud. Il tema è che a tutti può capitare un momento di difficoltà, in un momento come questo in cui dobbiamo reintrodurre al lavoro decine di migliaia di giovani e meno giovani che hanno perso il lavoro o che non riescono a trovarlo perché non sono stati formati adeguatamente, e è chiaro ed evidente che la grande sfida sarà rifondare i centri per l'impiego. La mia più grande sfida è far tornare il sorriso agli italiani quando nomino i centri per l'impiego, perché ogni volta che nomino i centri per l'impiego le persone hanno un bruttissimo ricordo dell'umiliazione che hanno trovato in tante parti d'Italia. Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, come vi ho detto, siamo pronti, la possiamo far partire nei primi tre mesi del 2019 e siamo al lavoro non da oggi, da tre mesi, a lavorare con regioni e enti per rimettere a posto il sistema della formazione. Domani incontrerò al Ministero del Lavoro tutti gli assessori regionali
delle varie regioni italiane, gli assessori al lavoro, e ci metteremo ulteriormente all'opera per riuscire in questa grande sfida, che è una sfida di civiltà, perché in tutta Europa esiste. Sì. Lorenzo Totaro, Bloomberg News. Presidente Conte, Ministro Tria, pensate che l'aver rispettato i tempi acceleri o rallenti i tempi di un eventuale scontro con l'Unione Europea e di un'eventuale procedura di deficit eccessivo? E al Ministro Tria, visto che tutti avete stasera indicato questa gradualità di questa manovra rispetto al programma degli anni successivi, se vuole o può cogliere questa occasione per smentire le voci che si rincorrono su eventuali dimissioni dopo l'approvazione della manovra da parte del Parlamento. Ma a parte che non sono portato al masochismo, cioè di subire tutta la legge di bilancio e la discussione per dimettermi dopo, sarebbe più logico dimettersi in caso prima, insomma. Quindi diciamo smentisco, non avrebbe senso questa mia posizione. Se questa è la domanda, mi pare che aveva parlato prima dei rapporti con la Commissione Europea. Io confermo che c'è un dialogo continuo con la Commissione Europea, ho parlato con Moscovici anche a Bali durante i meeting del Fondo Monetario, lo incontrerò il 18 a Roma, cioè quindi nel corso di questa settimana, e poi continueremo in questo dialogo. Come voi sapete ci sono delle procedure, tra le regole europee ci sono anche il modo con cui si affrontano i momenti in cui un paese non segue alcune raccomandazioni. Si apre un dialogo, ci c'è una tempistica, ci sono delle lettere che vanno in una direzione, ci saranno delle osservazioni che immagino, ci sarà una lettera di risposta, poi ci sono dei tempi in cui penseranno che cosa fare, ma è tutto diciamo all'interno completamente del sistema europeo, perché io penso che riusciremo a spiegare la natura di questa manovra, che è una manovra diciamo espansiva evidentemente, con l'obiettivo di contrastare il rallentamento dell'economia italiana, che corrisponde al rallentamento dell'economia delle principali paesi europei, tra anche Germania e Francia, ma poiché l'Italia esce da 10 anni di semistagnazione, siamo ancora con il 5% al di sotto del PIL di 10 anni fa, è chiaro che un rallentamento ulteriore dell'economia italiana nel prossimo anno avrebbe delle conseguenze economiche e sociali diverse da chi magari negli ultimi 10 anni è cresciuto al 2-3%, questo mi pare ovvio. Quindi questa sarà la natura della nostra discussione. Si è dimostrato che anche il nostro obiettivo di deficit non è quello concordato con la Commissione per il processo di aggiustamento strutturale verso il pareggio di bilancio, ma in ogni caso è un deficit considerato normale in tutte le democrazie occidentali, quindi non è esplosivo. Quando si parlava di una spesa 100-150 miliardi di alcuni osservatori anche italiani, mi pare che quello che è entrato in questa manovra di bilancio dimostri l'inizio delle riforme, ma la gradualità completa, perché di questo si parla. Io ricordo che noi abbiamo ereditato di fatto un deficit al 2%, perché una volta che c'è stato il rallentamento il deficit stimato a legislazione vigente era l'1,2, poiché tutti hanno sempre considerato il fatto che le clausole di salvaguardia non dovevano essere attivate. Mi ricordo che anche nel momento in cui si discuteva la formazione di governo c'era una certa ansia di fare un governo perché impedisse l'attivazione del clausole di salvaguardia, il che significa che implicitamente il deficit ereditato era del 2% e siamo andati al 2,4%. Quindi mi pare che, considerato il rallentamento dell'economia, cioè il cambiamento delle previsioni di crescita da giugno fino a settembre, si è passato nel tendenziale, nel vecchio DEF,
da una previsione di crescita dell'1,4 nel 2019 a una dello 0,9, e quindi di fronte a questo rallentamento la situazione è cambiata. Quindi questa è la realtà. Questo spiegheremo, l'abbiamo già iniziato a discutere evidentemente in occasioni anche informali di incontro, non solo alla Commissione europea, ma a tutti i paesi, diciamo, nostri partner, sia europei sia non europei, per esempio a Bali, in occasione di questo incontro. Quindi la logica di questa manovra, che coincide anche con discussioni che si portano a livello internazionale sul fatto che la crescita è troppo bassa e bisogna fare qualcosa. D'altra parte, fino ad oggi si è dimostrato che accanto alla crescita bassa il debito non è mai diminuito. Noi programmiamo una diminuzione del debito di 4, l'ho detto l'altra volta, di 4 punti percentuali nei 3 anni, non molto, ma è la prima volta che ciò accade, e quindi questo che noi discuteremo con la Commissione europea. Poi andranno avanti le procedure, ognuno discuterà, c'è deviazione significativa, c'è eccesso di deficit, a parte se è al 3% forse non c'è eccesso di deficit, però in ogni caso tutto questo sta nell'ambito del sistema europeo, e quindi quest'idea che con questa manovra si voglia far saltare in aria l'Europa è del tutto, mi pare, infondata nei fatti, tant'è che nella nostra discussione con la nostra Commissione non si parla di questo. No, devo solo una risposta alla prima domanda, perché per non lasciarla in evasa. E cioè, cosa, il fatto di aver rispettato i tempi, che impatto ha in Europa e che rilevanza ha? Innanzitutto credo che dimostri che abbiamo le idee chiare, che abbiamo lavorato con metodo in modo efficace, e per questo che abbiamo terminato nei tempi. Abbiamo, l'ha detto il ministro Tria e lo confermo, noi rispettiamo il patto di stabilità e di crescita. Abbiamo solo invertito dal punto di vista della sintassi, perché puntiamo sulla crescita nella stabilità. Ci confronteremo in Europa e lo faremo nei tempi che ovviamente abbiamo rispettato. Grazie. Grazie a tutti.